Io sono Carlo Alberto Castioni, lavoro all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino e faccio l'intensivista. Ma penso tutti ci siamo chiesti quanto questa cosa diventerà un problema per tutti gli intensivisti. Cioè, sarà un fenomeno che riuscirà a rimanere controllato o sarà un fenomeno che non riuscirà a essere controllato col terrore che poi si è rivelato quello giusto, insomma, è andata a finire come abbiamo immaginato, cioè era improbabile contenere la pandemia. E così è andata, ecco, insomma, di fatto così è andata, cogliendoci, non dico impreparati, ma almeno sorpresi dalla violenza dell'arrivo dei pazienti. E noi siamo una città fortunata rispetto ad altre aree lombarde, anche se siamo passati da 12 a 38 letti di terapia intensiva, un salto enorme di architettura sanitaria. Ecco, c'è stato un cambiamento della struttura ospedaliera in pochissimo tempo ed è stata un'operazione, cioè, per certi versi è anche interessante la velocità con cui il sistema ha dovuto adeguare se stesso per accogliere tutti i pazienti in aree che fossero sicure per i pazienti, sicure per gli operatori, ampliate, cambiando percorsi, costruendo muri, abbattendone altri, insomma, trasformando sale operatorie in terapia intensiva, recuperando materiale. Volendo vedere il lato organizzativo della cosa, è stata un'esperienza unica. Mi auguro che sia finita qua, come violenza della pandemia, ma la parte di organizzazione e architettura sanitaria necessaria in poco tempo è sicuramente stata un'esperienza notevole. Poi tutti ne avremmo fatti volentieri a meno. E secondo me non avevamo neanche tanto chiaro come ci saremmo adattati, no? Ci siamo adattati giorno per giorno, coinvolgendo figure che fino al giorno prima erano, non dico marginali nell'attività nostra, ma sicuramente poco conosciute, no? Tutta la parte che riguarda l'ingegneria clinica e chi si è occupato di costruire muri, mettere porte, cambiare i percorsi, ingegneri e architetti che erano persone che salutavamo all'ingresso e all'uscita dell'ospedale, avendoci avuto a che fare molto poco, sono diventati i nostri interlocutori principali in quei giorni lì. Beh, sicuramente la chiusura. Noi veniamo da una storia di una terapia intensiva aperta, quindi dove i parenti erano sempre dentro la terapia intensiva e dove c'è stata, insomma, una storia di attenzione alla comunicazione, è stata drasticamente interrotta. Le terapie intensive si sono chiuse, i parenti non entravano più, i pazienti erano sempre totalmente soli, le comunicazioni diventavano comunicazioni di... Per fortuna, ecco, c'è stata una tecnologia che oggi ha consentito di ridurre un po' questa totale chiusura, perché un po' con le videochiamate si è cercato di porre rimedio a una chiusura totale e alla perdita di contatto tra i parenti e i pazienti e tra noi e i parenti. Non è la stessa cosa, cioè è stata un'operazione difficile anche per noi, cambiare modalità di comunicazione e trovarne una che fosse tollerabile per i parenti e che in qualche modo fosse possibile anche per noi. Alla fine gli organici quelli erano e sì, si sono un pochino rimpinguati, ma il lavoro è stato tantissimo, quindi il tempo dedicato alla comunicazione un po' ha patito in questa fase qui, un po' per la tecnologia, un po' per il tempo realmente disponibile. Insomma, tutti gli anestesisti sono stati coinvolti nella gestione, le sale operatorie si sono drasticamente ridotte. Insomma, è stato complicato, sicuramente complicato. Complicata è stata la patologia, una malattia che non conoscevamo, in cui la terapia è cambiata tanto in poco tempo, quindi farmaci che funzionavano, cioè che speravamo funzionassero a marzo, erano chiaramente non funzionanti a maggio, o ad aprile, quindi difficile dire che c'era uno standard per quei malati lì. Non tutti i malati erano simili, ma non tutti uguali, e comunque erano tutti estremamente impegnativi. Cioè, quando 20 malati al giorno dovevano, o 30 malati al giorno dovevano essere pronati e supinati, consumavano una quantità
di risorse mediche, infermieristiche, OS, tempo. È stato estremamente difficile. Il lato buono è che si è messo da parte l'idea del tempo, insomma, alla fine tutti hanno lavorato infinitamente di più della quantità di tempo cui eravamo abituati prima. Non c'erano orari, sicuramente l'orario europeo ha dovuto cedere le armi. È stata un'esperienza forte e noi qui possiamo parlare di un'esperienza sicuramente ridotta come incidenza di volume nel tempo rispetto ai colleghi lombardi, che hanno avuto di sicuro molte più grane di quelle che abbiamo avuto noi. E altri posti sono stati per adesso coinvolti marginalmente. Non so come sarà questo autunno per i posti che sono stati marginalmente coinvolti nella prima ondata, perché chi è stato risparmiato prima ha una visione, non tutti, ecco, però c'è una quota che ha una visione ancora abbastanza edulcorata di quello che è successo, il che è stupefacente, ma di fatto vedere non è come farselo raccontare, nonostante una letteratura ormai notevole, ma alcuni sono ancora perplessi. No, devo dire che è stato facile, perché dall'altra parte c'era una disponibilità totale, quindi non è stato sicuramente faticoso coinvolgere i colleghi che erano coinvolti senza che io facessi assolutamente niente per coinvolgerli. Nessuno si è mai tirato indietro, lo stesso vale per il personale non medico, cioè gli infermieri, i OS, non è stato assolutamente difficile coinvolgerli. È stato faticoso la quantità di lavoro, sicuramente. La quantità di lavoro, lo stress c'era e per la prima volta c'era la paura che non c'è mai stata, no? Lo stesso massiccio afflusso di feriti, fosse stato un aereo che è caduto, sono tutti pronti a curarli, ma nessuno col timore di prendere la malattia. Qui quel timore lì c'era e non si può nascondere, no? C'era, alla fine c'era. Quindi c'era la necessità di curare e la paura di ammalarsi. È stato fatto tanto, devo dire, perché per chi vuole sapere che cosa è successo, onestamente molte televisioni, molte società hanno cercato di far vedere. Le telecamere sono entrate negli ospedali, sono entrate parzialmente nelle terapie intensive, sono stati intervistati molti medici. Credo che la quantità di informazione sia stata, quindi chi voleva sapere cosa è successo aveva gli strumenti per saperlo. Forse è più facile sminuire un po', quindi se chi non vuole sapere no, usa i social per consolarsi e trova sempre qualcuno che nega dalla malattia agli effetti devastanti che ha avuto la malattia sull'organizzazione di alcuni posti, non di tutti. Sicuramente il Nord Italia ha avuto l'onda più grossa, no? Quindi è difficile raccontarlo a un pubblico se quel pubblico lì non vuol sapere di questa storia o non ci vuole credere. Però direi che in tanti hanno fatto lo sforzo per far vedere, sia lo sforzo per i professionisti pubblicando, sia uno sforzo divulgativo per la popolazione facendo tante trasmissioni su cos'è stato il Covid nell'RSA, nelle terapie intensive, nei pronto soccorsi. Si è visto parecchio cos'è stato. Poi su chi non volle crederci, non so, forse non possiamo fare niente, pazienza, ecco. Mi auguro che siano una significativa minoranza quelli che non ci vogliono credere. Fa un po' spavento quando dentro quella significativa minoranza ci sono anche dei medici. Questo lascia abbastanza perplessi, ecco.